You like? Yes. Very nice. Great, great. Same. Same, yes. Yeah. Yeah. Siamo arrivati in Sri Lanka finalmente dopo 14 ore di volo. Ma cosa faremo in Sri Lanka? Abbiamo comprato un minibus per fare il giro di tutta l'isola e regalarlo alla fine a una struttura che si chiama il Children's Village, che ospita 40 bimbe vittime di violenza. In questi giorni c'è una situazione politica un po' interpretabile, quindi per non rischiare ci siamo subito spostati qua in spiaggia. E chiama gli scemi. Menuscia. Sì, ma ci rendiamo conto di che colori ci sono? Che spettacolo, è del primo giorno. Ok, quindi da ieri non ha smesso di piovere un secondo, che fra mezz'ora ci vengono a prendere con delle jeep e andiamo a cercare gli elefanti dello Sri Lanka. Il tempo è ancora così, ma noi ci sposteremo con questi nostri bestioni. Abbiamo degli intoppi chiamati mucche. Si viaggia in condizioni comodissime su questo jeep. Aia! Ecco, laggiù vediamo i primi elefanti. Nel mentre ci siamo piantati e Gabriele ha ingoiato tipo ettolitri di fango. Siamo abbastanza vicini, direi. Sarà un diario di viaggio ignorantissimo, già a vedere la crew che c'è qui. Stanno avvicinando, guarda lì. Guarda quello minuscolo, guarda piccolo lui. Cose di poco turistico, questo credo non sia adatto a voi. Perché come potete vedere, guardate quante jeep, quante macchine ci sono. E gli elefanti sono laggiù. Sembra un po' veramente un safari al contrario, con gli elefanti che fanno safari con noi. Ok, siamo tornati nel nostro hotel, che poi alla fine è un villaggio in mezzo alla giungla, e insieme a Cecil, che è il nostro autista. Yes. Cecil, here we are. Yes, sì. E questo è il nostro Mini Magic Bus, che è stato parcheggiato per 2 giorni causa pioggia, e oggi si riparte. Mini Magic Bus. Mwah. Stiamo provando un video trailer e abbiamo scritturato dei nuovi attori. Guardate qua che belli attori, 4 attori cingalesi. What's your name? L'ho imparati tutti, giuro. Give me 5 1 2 3 4. Comunque ne vedrete delle belle, ma delle bellissime. Bellissimo. Soprattutto perché c'è anche Stefano, che proprio Stefano è bellissimo. Sì, ma stanno paparazzando, oddio. Guardate quanto è bello questo bimbo. Si chiama Talami. How old are you? How old are you? Cucciolo, lo capisce. È una bimba. Oh, ci creda, ci creda. Six. Andiamo un po' di magia in Sri Lanka. Questo è un pensiero per Talami. Abbiamo fatto una foto con la Polaroid. You see? E per ricordo. Take from this side, no? Bye bye. Bye. 1 2 3 4. Wow, do you like? Prima di fare questo video trailer, ovviamente il minibus è stato circondato da tutti questi bimbi, però non avendo nulla da regalargli, ad esempio cioccolatini eccetera, Daniele ha avuto un'idea geniale. Visto che ha una Polaroid, gli abbiamo fatto una foto e gli abbiamo regalata come ricordo. Ok, adesso entriamo. Io intanto ho pensato, come al solito, qualcosa di bagnato. Ok, via il cappello e si entra. L'albero piantato dall'uomo più antico al mondo. Quando è stato piantato? Quindi, sicuramente lui lo saprà. Nel 200 a.C. Perché io l'ho detto io prima. Perché questo fico, questo albero è così importante? Perché è il discendente diretto dell'albero originale che diede gli status di Buddha e Nirvana a Siddhartha. Infatti si disse che Siddhartha si trovava sotto questo albero quando ricevette appunto questa illuminazione.
Ok, togliamoci le scarpe, andiamo a sporcare questi bellissimi piedini bianchi per andare a vedere la stupa. Allora, mi trovo davanti alla stupa di Luanselija. Mi trovo davanti alla stupa di Ruwan Veliseja, che è altissima, è alta 107 metri. Spero di averlo detto giusto, anche se non ci credo, che è la stupa più alta al mondo. È alta 107 metri ed è larga 93 di diametro. Ed è stata costruita dal re Dutugjumennu come simbolo dell'unione dei tre regni. Silon Lodge. Silon Lodge. Silon Lodge. Ah, ha detto di sì, l'uomo del tuk-tuk ha detto sì. La limousine. Dove volete andare, Daniel? Quanta strada abbiamo? 2 ore e 49. Ma che Sri Lanka diventa 6 e un quarto tipo. Almeno, si può 20 km. Più o meno 3 ore 20 km. Questo giro di qua, guarda. Ma indovinate cosa è successo in questo momento? Diluvio totale e non funziona il tergicristallo dalla parte del driver. Vabbè, no, ma guarda, così funziona. Io sto qua, c'è la manina. Andiamo, dai! Te facciamo 10 minuti a testa. Sì, l'ha posto, possiamo ripartire. It's ok. 2 ore dopo. Attenzione, Cecil sta provando. Ha messo mano con un bullone, attenzione, potremmo esultare tutti insieme. Oh, ole! No, un po' troppo. Buongiorno, quindi nuova giornata, nuova partenza. Bye bye. Bye. Buongiorno cucciolini, buongiorno. Andiamo a vedere un po' il tempo. Buongiorno Gabriele. Buongiorno. Ciao. Signore, come va? Tutto a posto, bene. Ha dormito bene? Alla grande. Tanto per farvi capire la velocità di crociera. Allora, questa mattina ci siamo spostati da Manar a Jaffna, che è uno dei punti più settentrionali dell'isola dello Sri Lanka, ed è conosciuta perché è ancora abitata dai Tamil, che negli anni hanno dovuto combattere contro diverse etnie, i francesi, i portoghesi, gli olandesi e anche con le truppe governative. Jaffna è stata anche colpita nel 2004 dal maremoto dell'Oceano Indiano. È stata colpita in parte minore, ma comunque ha subito dei danni, ed è soprattutto conosciuta perché è un importante porto peschereccio e commerciale. E in questa zona si può accedere senza un permesso soltanto da pochissimo tempo, perché fino a qualche mese fa c'era bisogno di un permesso per arrivare fin qui. Questo quindi era uno dei luoghi più caldi dove avvenivano gli scontri tra le truppe governative e i Tamil. Questi sono tutti buchi di proiettili. Invece se giriamo qua a sinistra c'è ancora il filo spinato, cioè sono veramente buchi causati da sparatori e da proiettili. Arrivo! Ci ha anche fermato la polizia, ma come al solito Ludovico ha salvato la situazione con la classica stretta di mano. Sei proprio un signore. High five. Ok ragazzi, siamo salvi, la Farnesina non dobbiamo chiamarla. Facciamo vedere tutte le nostre foto. Ciao ciao. Allora, la signora adesso ci ha invitato a entrare in casa e quindi stiamo facendo un giro panoramico della casa. What's your name? Name Daniel. You? Daniel. Name. Allora, ho chiesto alla signora il suo nome, ma ovviamente in inglese non ci siamo capiti, e quindi ho cercato sul traduttore online la traduzione della lingua tamil
all'italiano e siamo riusciti a comunicare, tant'è che me l'ha scritto per terra e adesso ho cercato un'altra traduzione che significa bellissima casa. Adesso provo a dirglielo in tamil. Alla canavitu. Alla canavitu. No? Rani. Ok. È talmente carina che ce l'ha scritto anche. Guarda. Oh. Mi ha preso all'improvviso, avevo paura. Niente. Dice sto giovane, ma che tempo, no? Cosa fa? Allora, abbiamo fatto delle foto insieme, gliele abbiamo fatte vedere sul cellulare e ci hanno fatto capire che le vorrebbero avere. E quindi è tornata in voga la Polaroid. Comunque ormai ho imparato tutti i nomi. Manor, Acenda, Lendi. Sono bravissimo, ho una memoria incredibile. Ludovico, ragazzi, Ludovico è il capo villaggio. Sta arrivando la Polaroid. È contenta lei. Siamo entrati a casa di Manor e Acenda per vedere dove poter mettere la foto. E loro amori ci hanno chiesto adesso se avevamo fame e volevamo mangiare qualcosa. E sono le 4:10, quindi ci stavano invitando all'aperitivo cingalese. Questa è la casa, è una camera, credo, o la cucina forse. No, credo la cucina perché ci sono le pentole per terra. Ok, adesso dobbiamo scappare, abbiamo fatto un'altra foto con la Polaroid, l'abbiamo regalata. Bye bye! Vai, andiamo, speriamo che perdiamo il traghetto. Abbiamo provato a caricare il nostro bus sulla chiatta per andare dall'altra sponda, però mi pareva abbastanza ovvio che non si potesse, non so se per il peso o per le dimensioni, niente. Quindi non si va dall'altra sponda. Però se guardate di là c'è il Gran Premio di Sri Lanka, perché tutte queste persone insieme al tuk-tuk, ciao! Ecco, vedete? Stanno aspettando l'imbarco sulla chiatta. Giornata finita, siamo arrivati nel primo hotel che abbiamo trovato a Jaffna. È stata una giornata stupenda, estremamente stupenda, si può dire? Adesso un po' di meritato riposo e domani si riparte con la nostra missione. Rigide, ad esempio per gli uomini si entra senza maglia, si può camminare soltanto in senso orario, non si possono fare né foto né video e prima di entrare bisogna togliersi scarpe, calzini e lavarsi i piedi. Stiamo entrando nel tempio, l'unica maniera per entrare nel tempio per gli uomini è quella di togliersi le maglie. Proviamo ad entrare e vediamo cosa succede. Praticamente da Jaffna che è quassù siamo scesi fino a Dambulla. Stop intermedio prima di muoverci per Candy o Candy. Buongiorno. Pronti? Yes. Vamos. Abbiamo risolto un dubbio se si dicesse Candy o Candy. Come si dice? Candy o Candy? Candy. Candy, sì. In realtà possiamo dire semplicemente che siamo al Tempio d'Oro di Dambulla, che è patrimonio dell'umanità dello Sri Lanka dal 91 e che è il tempio di roccia meglio conservato dello Sri Lanka. All'interno ci sono 80 grotte riconosciute, 5 delle quali sono le principali perché raffigurano tramite statue dipinti la vita del Buddha. Ovviamente come ogni viaggio che si rispetti, a me le cose facili e soprattutto dove non si suda non mi piacciono. E qui siamo all'ennesima rampa di scale, sarà la 15ª. Questo è qualcosa di paranormale, ragazzi, sto sudando dal menisco. Ho le ossa che sudano. Ho scappato, aiutatemi! Le ginocchia, cioè, oddio! E non ridere tu! Hai visto la cosa così? Come c'è scritto qui, togliersi le scarpe e anche il cappello, quindi... Bisogna togliersi le mie scarpe! No, cioè, sì. Ma non ho capito se non posso entrare con queste o tu vendi queste scarpe? Okay, okay. Ma tu le vendi? Dai.
Thanks. Entrando di là, noi entriamo in questa grotta che è stata ricavata all'interno della roccia. Come vedete, il soffitto è roccia. Questo sembra tutto tessuto e invece è tutta roccia. È una cosa, cioè, forse non rende attraverso lo schermo, ma veramente sembrano un lenzuolo gigantesco. Perché alla fine il bello di viaggiare qual è? Quello di muoversi con i mezzi locali, di parlare con le persone del posto, di provare soprattutto il cibo locale, le cose strane che magari da noi non ci sono. Quindi hamburger, il classico hamburger. Cioè, tu sei quello che viaggia, fai documentari, mi porti a mangiare gli hamburger. La cosa bella è che abbiamo chiesto a Cecilia dove arrivasse e lui ci ha azzeccato perché è arrivata là. Il poliziotto ci ha detto invece che arrivava dall'altra parte, quindi l'organizzazione dei trasporti in Sri Lanka è molto importante, lo avete ben capito. Il lunedì mattina la gente va in ufficio, è normale che ci sia tutto questo traffico, anche in Sri Lanka. Allora, la missione del giorno riguarda Gabriele, che qualche anno fa era in viaggio in Sri Lanka sul treno, incontrò un signore con il nipotino, gli fece una foto, il signore gli chiese se poteva ricevere questa foto via mail. Via mail. Mail in senso inglese. Vabbè, ho detto una cazzata. La missione di oggi è facilissima, Gabriele era in Sri Lanka qualche anno fa. È facilissima, ragazzi, deve essere positivi. Invece no, vedrete che sarà facilissima. Poi direte, qual è la missione? Allora, praticamente Gabriele era in viaggio in Sri Lanka qualche anno fa, incontrò un signore, gli fece una foto insieme al nipotino e oggi stiamo andando a cercare questo signore e a consegnargliela dopo 4 anni. Oh, più facile di così. Ragazzi! Trovato? 2 secondi, eh? Sì, sì. 2? Ok, forse abbiamo trovato. Ok, possiamo andare, seguiamo il tuk-tuk, bravissimo. Seguiamo il tuk-tuk rosso. Comunque ho sempre sognato di dire una cosa. Sai cosa? Segua quella la macchina! Abbiamo preso il tuk-tuk perché questa zona che dobbiamo raggiungere non è molto accessibile. Quindi con il bus non ci saremmo mai arrivati. Praticamente noi ci siamo fermati qua chiedendo informazioni al primo che passava, cioè questo signore qua, questo ragazzo qui. Gabri ha in mano il quadro con Ludovico. E sapete chi è questo signore qua? È il nipote, praticamente ci ha risposto è mio nonno. E questa è una delle case dove vive il signore. Ma noi siamo rimasti qua in attesa per non creare troppa apprensione, perché comunque è sempre un villaggio di 20-25 persone. Quindi appena arriva l'ok dal villaggio di Gabriele o di Ludovico, andiamo tutti quanti in esplorazione. Hello! Hi! Stiamo andando, ragazzi, è arrivato l'ok. Hello. Thank you. Hello. Ciao. Hello. Nice to meet you. E niente, quindi aspettiamo il signore che arrivi nel mentre ci facciamo due chiacchiere. E questo è il fratello del signore. Brother, capito? Foto famosa è questa qua, che Gabi sta accuratamente pulendo. Questo signore qua deve ancora arrivare ed è suo fratello. So I came back. He's coming. Ok. Ragazzi, sta arrivando. Sembra che sia Capodanno qua perché siamo tutti in fibrillazione. Non vedo l'ora. He's coming. Eccolo! Sì. Grande. Remember, I took this picture. Yes. About the back.
arrivato il momento di scegliere insieme a Raclish dove mettere la foto, quindi adesso andiamo tutti in casa come una grande festa. Allora, adesso abbiamo deciso di fare la foto tutti insieme, con tutti i membri della famiglia, e poi gliela riportiamo fra 4 anni. Dai, che è arrivato il momento di fare la foto di gruppo. Bye! Bye! Mua! Ciao, amore! Vai, give me five, yeah, give me five. Allora, ci ha accompagnato a mano nella mano dal villaggio fino alla strada principale. Adesso abbiamo i tuk-tuk che ci aspettano e torneremo in città. Però lui è un grande, ragazzi. Alla Christian, ci salutiamo. Ciao, ciao. Quindi ci troviamo alla stazione di Pandarawale, perché dobbiamo prendere questo treno che tra l'altro è velocissimo, fa addirittura 20 km orari, per raggiungere un villaggio. Allora, qua è tutto fantastico, ci sono un piccolissimo problema. Abbiamo sbagliato treno e direzione. Svegliati in questo paradiso, siamo arrivati a sud, finalmente abbiamo visto il mare e la nostra giornata si concluderà al villaggio di Bawale, dove finalmente conosceremo le nostre bimbe. Now we are going to maybe 12-13 km in the behind, other side, in the village. Okay. Ecco, the running now, sono coming with the running now all the time. Siamo arrivati a Gol, scritto Galle, che è la zona dello Sri Lanka più colpita dal maremoto, dallo tsunami del 2004. Qua siamo all'interno della zona dei pescatori, infatti lì in fondo c'è il mercato del pesce, che viene direttamente sulla spiaggia. Sì, è sì, Italia. Maestro Mizzi. Ok. My friend also there, Italia. Sì? You? You here, you stay here. My friend. Your friend. Yeah, okay. Now there. What's your name? Hassan. Hassan? Hassan. Ok. Your name? Daniel. Daniel. Yeah. Daniel. Daniel. Yep. How are you? Good. Good. Very good. Party yesterday, yes, yeah? Yesterday. So sleep. Good party. It's okay, it's okay. Butterfish. Yeah. Your food. Yeah. Okay. If you need a fisherman, yeah, you call me and tomorrow I come with you. Okay? Sure. Sure. Abbiamo mezzo giorno indiano. Tomorrow morning you come at 6 o'clock. 6 o'clock, yeah. I will be here at 5. Yeah. Okay? Okay, sure. Il nostro viaggio con il mini magic bus continua, ma questa volta con un ospite speciale. Vedrete che avremo incontrato una persona speciale. È arrivato dall'Italia con noi Angelo Conti e più avanti vi spiegheremo cosa ha combinato il nostro capo spedizione. È arrivata l'ora di lavare lo scuola bus, ma non solo. È un sexy... No! Cellulare, aia! È un sexy car wash! Hug me! Abbracciami! No. Adesso Cecil torna a casa, visto che abita vicino al villaggio delle bimbe, e ci viene a prendere domani mattina, che sarà il primo giorno in cui le bimbe potranno usufruire dello scuola bus. Ciao Cecil! Buongiorno, sono le 6:05 in Sri Lanka e oggi si va a portare il minibus al villaggio. Faremo una sorpresa alle bimbe, non sanno che per la prima volta nella loro vita andranno a scuola
con un minibus vero e proprio. You turn toward me and look so weak. I've never seen you with such tired eyes. Allora, siamo arrivati al villaggio. Ci sono già le prime bimbe che si stavano incamminando per andare a scuola a piedi. Invece non lo sanno che andranno con la scuola bus. Ciao. And everything we said we'd be, we just traded for a suit coat and a tie. Yeah. Hello. I'm Daniel. You? And underneath the rose of tree, see you where the ocean meets the sky. Under your toes, the fire grows. You are ready for a different kind of life. You're silent for. Scusa, dove sono finiti i tuoi occhiali? Mi hanno rirubato gli occhiali. Di nuovo? Mi hanno rirubato gli occhiali. Ah! Abbiamo accompagnato le bimbe più piccole alla scuola primaria, adesso portiamo tutto il resto del minibus, però lui rimane qua, anche se... Credo che sarebbe ora di lasciare anche Stefano a scuola, eh? Secondo me dovrebbe andare prima lui. Dovresti recuperare qualche modulo, no? Ciao! Follow me down, there's no one around. Get back and take your socks and shoes right off. Natural light is so damn polite, can make you feel just like you were young again. Movimento leggermente osservato. Leggermente. What's my name? Bravissima, good. Hello. Fine, you? Underneath the rose of tree, I will see you where the ocean meets the sky. Under your toes, the fire grows. You are ready for a different kind of life. Siamo pronti per la cerimonia ufficiale, eh? Abbiamo riempito il pullman di palloncini, nastrini, fiocchi e sorrisoni. Questo è il pacco regalo più figo della storia. Adesso stiamo ufficialmente consegnando il bus al villaggio e alle bimbe. Siamo a pochi chilometri dal villaggio. Questa mattina, per salutarci, le bimbe hanno organizzato una festa e noi cosa facciamo? Adesso ci mettiamo un fiocco gigantesco. Fagli scendere un po' di... No, vabbè, ma ci sta, ci sta. Come diceva Angelo, uno che lavora e sette che guardano, anzi forse molto di più. Foto ufficiale. I'm just a note to make you smile. And you need me. Alto contenuto emotivo, quindi non mi riprenderò mai, non mi vedrete mai emozionato, mai. Do your fear. Aiuto, mi hanno preso. Viaggio in Sri Lanka finisce con un tramonto super colorato sul mare, dopo 2 settimane di viaggio e 1600 km percorsi sul mini Magic Bus. Se mi dovessero chiedere perché hai voluto fare questo viaggio, perché non hai fatto un atto di beneficenza in silenzio? Credo che questo sia un luogo comune, già con il viaggio in Vietnam per gli orfanotrofi
per i bambini di orfanotrofici di 2 anni fa, ho deciso di condividerlo con tutti voi. Il perché è semplice, è perché voglio sfruttare la mia figura e il mio seguito per convertire apposta questo seguito in qualcosa di positivo, in una gigantesca catena di montaggio che alla fine possa essere utilizzata per far felice qualcuno. In questo caso 2 anni fa per tutti i bimbi orfani del Vietnam, e invece in questo caso qua regalando un bus che verrà utilizzato come scuola bus da queste bimbe del villaggio di Bawale, che fino ad oggi invece dovevano andare a scuola camminando per chilometri e chilometri. Quindi voglio sfruttare la mia figura per creare interazione e coinvolgimento. Come avete visto, ci sono state centinaia di donazioni, ci sono state migliaia di interazioni per ogni post, ogni foto e ogni video. Quindi questo è quello che vuole fare Mondo Aeroporto. E nella società di oggi, dove tutti i video, dove qualsiasi azione si vuole emulare, si vuole imitare, perché non imitare un qualcosa di positivo? Questo è Mondo Aeroporto, spero di essere così per tutta la vita e mi avrete sempre trasparente, sincero e anche un po' scemo come sono io. Un bacio dallo Sri Lanka. Un presentable. Va bene. Vai, quando vuoi. Nel 2004, il giorno stesso dello tsunami, era il 26 dicembre, che colpì quest'area dello Sri Lanka, i lettori della stampa cominciarono a versare denaro alla Fondazione Specchio dei Tempi chiedendo un intervento in questa area del mondo. 2 giorni dopo Specchio dei Tempi mise in moto la sua macchina e io partì per lo Sri Lanka insieme agli amici del GUS di Macerata, che poi rimasero operativi nei mesi successivi qua costantemente in Sri Lanka. In questo primo viaggio in Sri Lanka, al quale poi ne sono seguite decine, individuammo le prime cose da fare. La prima fu l'acquisto di un centinaio di barche da pesca che donammo ai pescatori che avevano perso il loro strumento di lavoro nella gigantesca ondata che aveva spazzato il paese. 100 famiglie di pescatori poterono così ricominciare ad avere una vita normale nel giro di poche settimane dall'evento. Subito dopo decidemmo anche degli interventi strutturali e rifacemmo 3 scuole qui in Sri Lanka, una a Gol, una da Baradua e una vicino a Matara, che sono tuttora ovviamente aperte e funzionano e accolgono ogni giorno centinaia e centinaia di bambini. Ma l'intervento più grosso è stato questo, quello del Medical Center, inizialmente del Medical Center di Bawale, poi diventato il Children's Village, cioè il villaggio dei bambini. Inizialmente era questa struttura, che è composta da 6 immobili e può ospitare sino a 70-80 persone, compreso il Medical Center, fu usata per ragioni sanitarie, furono curate le persone che avevano subito da anni fratture, problemi fisici con l'ondata dello tsunami. 3 anni dopo queste persone per fortuna guarirono in gran parte e così quest'area divenne obsoleta, cioè non serviva più a livello medico. Il governo dello Sri Lanka ci chiese subito di utilizzare queste case per ospitare le bambine che i tribunali dello Sri Lanka sottraggono alle famiglie dopo episodi di solito di violenza sessuale, ma anche di abbandono, semplicemente di abbandono. E cominciamo chiaramente a ristrutturare questo villaggio per renderlo adatto a questa nuova missione e le bambine cominciarono già nel 2008-2009 ad arrivare. Da allora sono quasi 10 anni che siamo operativi nel settore dell'assistenza alle bambine abusate, alle bambine in difficoltà, alle bambine abbandonate. Attualmente ne abbiamo residenziali circa 25, ma ne abbiamo seguite nel corso di questi anni circa 60, cercando anche di dare loro, oltre ad una educazione, un tetto, una casa, degli affetti, cercando di dare loro anche un futuro, un po' di cultura italiana, meglio l'inglese, qualche parola anche di italiano, la danza, il disegno, insomma la voglia di vivere.